attraverso la lettura di questo libro ho avuto la possibilità di recuperare una serie di studi storici fatti ormai più di 10 anni fa, sono laureata in storia, sebbene con specializzazione in storia contemporanea, e mi ha dato appunto, è stato molto piacevole, è stato molto divertente andare a recuperare questa fetta di storia che, di cui ammetto di conoscere relativamente poco, ai tempi non avevo approfondito molto. E vorrei chiedere al professore di partire proprio da un quadro, di aiutarci a ricostruire quello che successe in Terra Santa all'epoca della prima crociata. 1099, Goffredo di Buglione entra a Gerusalemme, si prende possesso della città, treme nella prima crociata, però cosa succede? Lo descrive bene sia il professore sia il professor Franco Gardini, che ha scritto un saggio introduttivo al libro. I crociati arrivano a Gerusalemme, ma poi non sanno quale sarà il loro passo successivo, non erano quasi nemmeno pronti alla conquista della città. Quali sono i problemi che i crociati devono affrontare in questo momento storico? Che quadro, che situazioni si trovano sul campo e che cosa devono fare? E intanto, ringraziando sinceramente coloro che hanno consentito la realizzazione editoriale di questo libro e la sua promozione, mi prenderei, se la dottoressa è d'accordo, un minuto per fare un quadro ancora più generale. Questo libro nasce come un fiume che è alimentato da 3 affluenti, da 3 direttrici della mia modesta attività di ricerca. La prima è quella di studioso, modesto, delle crociate dell'Oriente Latino, di tutto ciò che è contiguo, reliquie, pellegrinaggi. Il secondo filone è quello dell'attività divulgativa. Per me un testo divulgativo è un testo scientifico in cui l'apparato scientifico di note bibliografiche non c'è dal punto di vista tipografico, ma è ben presente in trasparenza. Cioè la divulgazione è scienza, però presentata magari senza esagerare con i tecnicismi. Il terzo filone è la mia attività trascorsa di guida per pellegrini in Terra Santa, durante la quale mi accorsi che i pellegrini fanno, ovviamente visitano Nazareth, il Santo Sepolcro, visitano Betlemme, però spesso i castelli dei crociati sono trascurati per motivi di tempo, perché per motivi logistici, di costo, molto spesso non sono presenti nel pacchetto. E questo è un male non solo per chi come me si occupa delle crociate, ma anche perché in fondo la crociata che noi vediamo è quasi al 90% come l'hanno lasciato i crociati. Il compianto padre Michele di Cirillo, che ha letteralmente rivoltato la Terra Santa e affondato la palestinologia, disse che chi aveva costruito meglio in Terra Santa erano stati i romani e i crociati. Quindi in questa stratificazione di stili, di epoche, di culture, di eserciti, era quella la presenza che aveva lasciato i segni più profondi. Arrivano, vengono da un'Europa dove i castelli sono spesso di terra, di legno, dove le costruzioni in pietra sono piuttosto rare, e si trovano in un mondo dove il retaggio romano, poi diventato bizantino e islamico, unito al fatto che la pietra era l'elemento dominante nell'edilizia, devono sviluppare una tecnica di assedio che abbia a che fare con la pietra più che con il legno. Allora, per esempio, le navi dei genovesi vengono smontate e da lì si ricavano i legnami, le corde, i funi per aggredire queste difese, che tra l'altro erano costituite non solo da roccia calcarea o basaltica. La roccia calcarea è più tenera relativamente, si capisce, la roccia basaltica è molto più solida, e devono cavarsela con macchine d'assedio tutto sommato di tipo abbastanza tradizionale. Però è un confronto tecnologico fra i crociati, che sono molto più bravi nell'usare macchine d'assedio, soprattutto torri e catapulte, e i musulmani, gli arabi, che sono molto più bravi nell'erezione di difese passive. Infatti, per alcuni decenni i musulmani non ebbero una tecnologia dell'assedio particolarmente sviluppata. Cominciarono a copiare le macchine dei crociati, soprattutto nel 1124, all'assedio di Tiro,
conquistata anche con l'aiuto dei veneziani, quindi tecnologia navale adattata all'assedio terrestre, i musulmani fanno domande: questo cos'è, come si chiama e come funziona? Fino a quando, due o tre generazioni dopo la conquista di Gerusalemme, Saladino può disporre di un parco d'assedio moderno, sicuramente anche grazie a tecnologie sottratte ai crociati. Una cosa che lei dice quasi subito nel testo, che questi 200 anni di conquista crociata furono segnati da un grande fervore edilizio. Il fatto che i musulmani, gli arabi, imparassero alla svelta a copiare queste macchine d'assedio ha provocato una sorta di gara, e questo dal libro emerge molto chiaramente, per cui più le tecniche d'assedio si sviluppavano, più i crociati hanno modificato il modo di costruire i castelli. Ecco, mi interesserebbe anche che raccontasse questa cosa. Parla per esempio del fatto che le mura delle torri, invece di essere lisce e squadrate, venissero fatte sfondate. Si parla di queste tecniche d'assedio scavando da sotto. Ecco, come questi due aspetti, l'assedio da una parte e la capacità difensiva dei crociati dall'altra, hanno influenzato la costruzione di questi castelli? Grazie. Per quanto riguarda le forme, c'è un adattamento ai suoli. Per esempio, la guerra in fondo percorre sempre gli stessi itinerari. I crociati arrivano trovando dei castelli che sono l'ultimo, delle città, delle rocche, che sono l'ultimo risultato di un'evoluzione. A Shobak, uno dei castelli del Giordania, molti vanno a Petra e non vedono i castelli. Devo ammettere che Petra è più bella dal punto di vista artistico, forse più intrigante, c'è più fascinazione del deserto. Però se questa sera guardate su internet i castelli, cioè di Transgiordania, che magari conoscete già, vedete che anche quelli valgono una visita. Purtroppo anche quelli, in particolare il castello di Kerak, recentemente insanguinato da un attentato terroristico. Ora, riguardo al dettaglio delle torri, ho insistito su questo perché è uno di quei dettagli che gettano uno squarcio su una realtà più vasta. All'inizio i castelli dei crociati si adattano, seguono un pochino la conformazione del territorio. Il castello di Shobak è su un cocuzzolo, su un marmellone tondeggiante dove si era costruita anche in precedenza. Il castello di Kerak, più a nord, sorge sui resti di edifici che a suo tempo, completamente diversi, figuravano anche nella mappa di Madaba, quella mappa di epoca paleocristiana che si trova in Giordania. La guerra segue sempre gli stessi percorsi, e c'era anche un proverbio che io cerco di valorizzare nel libro, una fonte crociata del XIII secolo dice: un castello abbattuto è per metà già rifatto. Anche perché spesso si arrivava, si conquistava il castello e magari Saladino diceva: il castello del guado di Giacobbe è stato costruito in violazione di accordi, quindi deve sparire traccia, ed è rimasto relativamente poco. Ma altri che erano costruiti talmente bene, per esempio alcune rocche, il castello di Shobak è stato riutilizzato, il castello di Kerak è diventato la tesoreria del sultano nei secoli successivi. Quei castelli venivano riparati, si sostituivano le pietre e funzionavano ancora, che erano anche pochi, c'era sempre una scarsità demografica. I crociati cercavano di sfruttare le mura facendole sempre più solide. Si parte da mura di circa 1,5 metri, 2,5 metri, fino ad arrivare a 8 metri di spessore, non di altezza. Per quanto riguarda l'altezza, chi guarda, voi avete presente, che so, le torri di Bologna, Asinelli, Galisenda, o le torri di San Gimignano, dovete immaginare quei castelli con delle torri alte decine di metri, per avvistamento soprattutto, anche come estrema ridotta, erano molto più alte di come le vediamo. Le torri, quando venivano abbattute, venivano ridotte a mozziconi. Nelle ricostruzioni dobbiamo immaginare che quelle torri fossero molto più alte, fino, si dice, a 40 e anche oltre 40 metri. E soprattutto i templari, gli ospitalieri e i cavalieri teutonici erano un po' alla volta, assunsero il controllo e il comando della maggior parte dei castelli, non tutti, perché soltanto loro avevano i mezzi per finanziare riparazione, rifacimenti,
I Cavalieri all'inizio era un castello di un vassallo del re di Gerusalemme, poi fu preso dagli ospitalieri, come il castello di Belvoir. Anche altri castelli, stavolta dei Templari, appartenevano prima dei baroni, sempre più impoveriti, e soltanto gli ordini militari a un certo punto furono in grado di assicurare i pagamenti per queste difese. I crociati erano sempre pochi e comunque isolati rispetto alle linee di rifornimento dall'Europa, mentre musulmani con gli arabi potevano contare sul rifornimento dalle città vicine, dall'Egitto, da Damasco. E quindi la scelta di arroccarsi in castelli fu una scelta di fatto di tipo strategico di sopravvivenza. Quindi che tipo di castello venne costruito? Cioè, un castello pensato per essere che cosa? Luogo di resistenza, un luogo di dominio sul territorio, che rapporto c'era anche con le popolazioni locali, perché comunque anche questo è un tema cruciale. Bene, devo per forza stringare. Allora, intanto non esiste una tipologia del castello crociato, si riadatta a quello che si trova. Quando si ricostruisce, anzi si costruisce magari da zero, si usano magari le fondamenta di ciò che c'era prima, anche non necessariamente crociato, e si cerca soprattutto di disporre il più presto possibile, perché chiaramente il nemico non aspettava che tu fossi pronto ad accoglierlo, si cerca di lavorare soprattutto sulla solidità delle mura, che abbiamo visto è direttamente proporzionale alla ritirata dei crociati. Il regno crociato si trova praticamente subito sulla difensiva. Già nel 1104 le colonne del nemico possono già attraversare il territorio in lungo e in largo. Quindi all'inizio si costruisce magari la cinta muraria all'interno della quale si erige la torre, perché la prima cosa da fare era difendere il cantiere. Il nemico poteva attaccare quando il castello era ancora in costruzione. E il castello del Guado di Giacobbe è un po' la nostra Pompei, perché abbiamo il castello fu attaccato mentre era ancora in costruzione, e noi sappiamo qual era lo stato dell'arte di un castello crociato o templare nell'agosto del 1179. È un po' la nostra Pompei, e fra i resti hanno trovato le punte di freccia ancora nella carcassa dello scheletro del cavallo del crociato. Noi ci facciamo aiutare da studiosi esperti in autopsie, è una cosa che va piuttosto di moda in certi telefilm, quindi i colpi di spada sulle ossa. Abbiamo visto che c'era una possibilità di connettere il tipo di ferita al tipo di arma, e abbiamo trovato, non noi perché io mi occupo di storia, non di archeologia, mi è stato detto: tu rigato metterai uomini fra le pietre. Alle pietre pensa l'archeologo, lo storico pensa alle vicende umane. E sono stati trovati anche attrezzi da lavoro. Quindi noi sappiamo che il castello doveva entrare in funzione mentre era ancora in costruzione, quindi non era concepibile creare una tipologia ideale del castello. Si può dire che magari gli ospitalieri, avendo conservato qualcosa di più della loro origine parzialmente monastica, abbiano cercato soprattutto una forma squadrata per cercare, non delle torri magari, ma dell'impianto generale del castello, per cercare di ricreare, di imitare quell'atmosfera del chiostro alla quale ogni tanto venivano richiamati. Come le scrive nel libro, dovevano essere anche estremamente costosi, perché lei parla anche del fatto che vennero costruite ad hoc grandi cisterne per conservare l'acqua durante questi assedi, che potevano durare anche mesi, c'era l'esigenza di stoccare i viveri, cioè, quindi immagino che mantenere queste macchine da guerra, se possiamo chiamarle così, non fosse propriamente economico. Ecco, se ci può spiegare brevemente anche quale fu il ruolo degli ordini religiosi, e magari accennare un po' quali furono anche le differenze tra questi, perché vedo che anche nel libro lei distingue le fortezze crociate, quelle degli ospitali, templari, ospitalieri e teutonici. Grazie. Si cercava di agire secondo le disponibilità. Abbiamo un documento del 1100, del 1100, inizio del 1200, che dice: un poco alla volta i castelli del re passano quasi tutti sotto sovranità degli ordini ospitalieri. Templari, ospitalieri e militari, degli ordini religiosi cavallereschi.
templari ospitalieri e poi cavalieri teutonici, che prendono un po' dagli uni e dagli altri. Abbiamo detto che non esiste una tipologia specifica, abbiamo provato a individuare prima una relativa, limitata, superficiale specificità delle architetture degli ospitalieri. Come veniva costruito un castello? Per affrontare il problema dei costi, ma anche perché era, in ogni caso era una soluzione conveniente, il trasporto delle pietre veniva sfruttato come opera meritoria. Molto spesso i crociati erano una minoranza, una elite di cavalieri, e il resto, cavalieri o fanti, erano degli ausiliari orientali, a volte cristiani orientali, a volte anche musulmani, e ovviamente Saladino non aveva pietà per un musulmano trovato a combattere dalla parte del nemico cristiano. E quindi c'erano delle vaste masse di pellegrini che erano dal punto di vista militare inutilizzabili. Allora, soluzione pragmatica, come si fa a costruire un castello? Ecco, il pellegrino trasporterà le pietre. Qual è il castello, tra i vari castelli crociati che appunto ho avuto modo di visitare, che le è piaciuto di più, che lei ama di più? Beh, è un colpo basso, comunque, il castello di Chauvac, quello in Giordania, mi pare di aver... Ah, questo è per quasi, perché devi averlo messo nella... Perché è il professor Vannini dell'Università di Firenze mi diede una ventina d'anni fa l'opportunità di aggregare al suo gruppo. Va bene, l'impiegato, noi facciamo lo scavo e tu ti occuperai del contesto storico. E quindi io, ci sono alcune città nelle quali ho lasciato un po' il cuore, Gerusalemme e alcuni luoghi della Giordania, in particolare il castello di Chauvac, che fu costruito intorno al 1115, anche perché se qualcuno qui ha una certa vena romantica, è un castello, uno di quei castelli a guardia del deserto, la sensazione è quasi da deserto dei Tartari, dagli spalti del castello vedi il deserto verso l'infinito. E molte fonti crociate parlano del Giordano e di questa zona cuscinetto a cavallo della valle del Giordano come una specie di confine fra noi e l'Oriente. E in qualche chanson de geste si trova anche come modo di dire: non c'è donna più bella da qui fino al Giordano. Ho tale ambizione di potere che voglio arrivare fino ai castelli del Giordano. Era diventato un luogo comune, il confine dell'Oriente, era proprio una porta sull'Oriente misterioso. Qui ovviamente tolgo i panni dello studioso scientifico quale cerco di essere, e anch'io così sono preso un po' dai sogni infantili, ecco, un castello a guardia del deserto. Oltretutto questi castelli erano delle sentinelle, a volte difensive, a volte offensive, verso il Mar Rosso, perché noi sappiamo che esistevano fortificazioni anche nell'attuale Aqaba. Adesso che mi sono fatto prendere dalla vena romantica, vi invito a ricordare la scena in cui Lorenz d'Arabia guida l'assalto ad Aqaba, quindi con quella musica, ecco. Immagino che sia così, per molti di noi credo che sia anche un ricordo, ecco, sotto certi aspetti è uno dei momenti nei quali ho cominciato il mio rapporto con l'Oriente. Ecco. Esisteva un castello crociato ad Aqaba e era conteso fra musulmani e cristiani, perché era il punto in cui si potevano controllare sia le rotte del Mar Rosso sia le rotte carovaniere più all'interno. La cosa che mi ha colpito leggendo appunto il suo libro, che lei scrive, un castello orientale la cui funzione era soprattutto quella di tenere a bada un nemico che spesso non aveva bisogno di essere provocato per attaccare, era efficace anche come difesa potenziale, scoraggiando con il solo aspetto eventuali assalti. Dimostrò questo teorema strategico lo stesso feroce ma non incauto Saladino, al quale bastò l'avviso del siriano Caracalla Chevalier per starne alla larga. Quindi questo vuol dire che era proprio una molla imponente. Cosa ci può raccontare di questo castello di cui molto, molto si sa?
Grazie. È un castello laboratorio perché permette di seguire la progressiva stratificazione degli stili, soprattutto dopo essere stato preso intorno al 1140 in consegna degli ospitalieri. Vediamo qui ovviamente la parte più antica e quella meno visibile, quella che ha lasciato meno testimonianze. Quando un castello veniva ricostruito, la parte precedente veniva praticamente usata come fondamenta e poco altro ne restava. Parentesi, chi va ad Acri vede una bellissima città crociata, ma dovete ricordare che prima dovete leggere le città invisibili di Calvino, perché la città crociata ora costituisce quasi sempre l'insieme delle fondamenta della città successiva, è tutta una stratificazione. Chiusa parentesi, allora il Trac des Chevaliers presenta gli aspetti della progressiva evoluzione, si notano due o tre cose: un uso più frequente della muraglia inclinata, perché in questo modo si tenevano maggiormente a bada le macchine d'assedio che nel frattempo i musulmani avevano imparato a costruire e a usare. Il cosiddetto muro a scarpa che poi allungava la distanza che dovevano coprire i minatori che sotto avrebbero dovuto scavare per aprire un tunnel da mina. Sono quei tunnel che, aperti sotto le difese, venivano puntellati con dei sostegni di legno, cosparsi di pece di materiale infiammabile, il puntello di legno crollava e con esso tutto il castello o tutto il bastione. Una tecnica che poi, perché era uno scambio di tecnologie, fu usata anche da Riccardo Cuor di Leone, il quale assumeva minatori di Aleppo, un ricordo doloroso per chi ha visto quella città martire, quello che sta passando e soprattutto la sua popolazione, usava minatori di Aleppo e pare che fossero i più bravi. Oltretutto, ricordate cosa abbiamo ricordato prima riguardo alle costruzioni rese tondeggianti perché vedevano meglio i proiettili. Le torri tondeggianti erano più difficili da scalzare, è più difficile prendere un blocco di pietra tondeggiante, è più facile prenderlo quando è quadrato, la mano fa meno presa, gli attrezzi fanno meno presa e quindi il muro tondeggiante si va anche contro i minatori. Durante un assedio il tunnel dei minatori degli attaccanti incrociò il tunnel dei minatori dei difensori. Però non si dice cosa accadde, ma fu probabilmente una battaglia tipo prima guerra mondiale, no? Una guerra di trincea fatta con degli attrezzi. Sappiamo solo che i due tunnel si incontrarono a quel punto. Allora, altro aspetto in cui si vede che Trac des Chevaliers è anche lo stato dell'arte di un castello crociato o degli ordini militari: abbiamo delle torri di tale spessore e di tale robustezza che nelle piazzole sommitali potevano stare dei mulini, perché il castello doveva avere viveri a sufficienza, perché a un certo punto questi castelli cominciarono a cadere per fame, e poi potevano anche ospitare delle catapulte, erano delle piazzole di tiro. Ogni tanto un colpo fortunato permetteva di spaccare un colpo solo la catapulta nemica. E voglio salutare il professore con una grazie.